Questa iniziativa è nata dall'Associazione Nazionale. Grazie alla donazione di un ente di categoria, l'ANCOS della Confartigianato, un'altra struttura sportiva della città di Fano si doterà di un presidio medico di vitale importanza, un defibrillatore automatico. La struttura che lo ha ricevuto questa mattina nella sala della Concordia del comune di Fano, alla presenza dell'assessore Caterina Del Bianco, è la pista di skate nella zona dell'Arzilla, conosciuta a livello internazionale come Adriatic Bowl, che ha ospitato già diverse competizioni internazionali con campioni provenienti da ogni parte del mondo. L'Adriatic Bowl è nata per iniziativa di un privato, Alessandro Vitali, padre del campione di skate Nicola Vitali, che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la nazionale italiana, essendo passato questo sport a categoria di disciplina olimpica. In questi due anni tutti gli impianti comunali sono stati dotati di defibrillatore anche per mettere in sicurezza gli sportivi, i tecnici, tutti coloro che poi vanno anche come pubblico negli impianti sportivi del comune. Presenti alla cerimonia di consegna dell'apparecchio anche i rappresentanti di zona di Confartigianato e dell'Associazione Nazionale Anziani, finanziatrice dell'iniziativa. Abbiamo voluto dare un significato concreto a questa nostra vicinanza, per cui abbiamo in tutta Italia dato questi defibrillatori e speriamo che non vengano usati. Quello che non è soltanto